Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà una specie di mukbang, ma oggi assaggeremo un sacco di snack giapponesi stranissimi, ragazzi, che non ho la più pallida idea praticamente di che cosa siano. C'è questo negozio, ho trovato, si chiama Miniso, non so pronunciarlo. Comunque un negozio che ha un sacco di cosine super kawaii, super ispirate al Giappone, tutte in tema, e hanno anche una sezione snack, ragazzi, sono impazzita. Ho preso praticamente uno di tutto e voglio provare tutto quanto con voi. Vi ho fatto vedere le cosine in velocità in un vlog, ma rivediamo tutto quello che abbiamo preso. Allora, forse questa è l'unica cosa che effettivamente so di che cosa si tratta, cioè i mochi, che sono questi piccoli dolcetti, li conoscerete tutti ovviamente, sono questi piccoli dolcetti morbidini, morbidosi, rotondi, e questi sono al gusto di melone, fragola ed arancia. Poi abbiamo queste che sono tipo delle gelatine, tipo delle caramelle però a forma di spaghetto, che vanno tipo risucchiate, non ho ben capito, comunque andremo a provare assieme. Anche queste sono alla frutta, si chiamano jelly strip, e queste le ho viste in diversi mukbang, vi devo dire la verità, quindi appena le ho viste sono impazzita perché volevo troppo provarle e non immaginavo di poterle trovare ad Amsterdam, onestamente. Poi, allora, è come se stessimo andando man mano verso le cose più strane. Allora ragazzi, qui c'è questo pack, tutte le scritte sulla confezione sono, presumo, in giapponese, quindi io non ho la più pallida idea di che cosa sia, non so se è uno snack dolce, uno snack salato. L'unico aiuto che possiamo avere è che qui in piccolo c'è disegnato un filone di pane, ma per il resto non ho la più pallida idea di che cosa si tratti, e io sono terrorizzata perché, se non lo sapete, io ho dei gusti estremamente difficili, ragazzi, quindi questi video alla cieca mi terrorizzano. Se siete come me potete capirmi. Ma proseguiamo. Altra cosa che non ho veramente, cioè non ho proprio idea di che cosa sia, è questo. Questa confezione raffigura un pesciolino e altre scritte tutte in, anche qui presumo si tratti di giapponese, ma anche qui non abbiamo la più pallida idea di che cosa andremo ad assaggiare. Sarà salato, sarà dolce, quali saranno gli ingredienti, chi lo sa. Poi, allora, ho preso queste due, sono descritte come long chips, cioè come se fossero delle patatine però con questa forma stranissima, lunghissima, e una è sapore originale, l'altra è al sapore granchio, cioè patatine al sapore di granchio. Io non ho veramente parole. Comunque anche qui le scritte sono quasi tutte in giapponese, a parte quello che abbiamo appena capito. Poi, altra cosa che non so che cosa sia, sono questi pochi che mi ricordano i nostri Mikado, solo che quelli sono al cioccolato. Questi, vallo a sapere, quello che c'è disegnato è una banana e poi una specie di, non so, io lo interpreto come un cream caramel. Oppure potrebbe essere un budino, potrebbe, non lo so che cosa è cioè raffigurato qui, onestamente. Penso siano degli stick dolci, appunto, simili ai nostri Mikado, ma con un altro gusto, buh. E poi, allora, poi ho preso questi due, anche qui non so che cosa siano, si chiamano Hello Panda, ok, e a scuoterli sembra che all'interno ci siano tipo dei piccoli biscottini. Uno è al double choco, l'altro è strawberry cream, quindi dopo cioccolato, crema alle fragole. Di questi almeno sappiamo che gusti hanno e penso che con questi possiamo andare sul sicuro, anche se in realtà con il cibo giapponese non si sa mai. Poi, altra cosa che ho preso, non ho idea, anche qui quante volte ho detto non ho idea, non ho la più pallida idea in questo video, cioè uccidetemi, lo so, però anche qui non so che cosa sia. Io ho accattato, come che si dice, cioè io raccoglievo roba nel mio piccolo cestino, ho preso tutto quello che c'era e non lo so, sono, penso alla Coca-Cola, perché qui in basso nell'angolino c'è disegnato tipo un bicchiere con del liquido scuro frizzante, presumo sia Coca-Cola, però non so, ah no,
c'è scritto super sour flavor 3 cola bubblegum. Ok, c'è scritto che sono super aspre e sono gomme alla Coca-Cola. Ok. E poi, voi pensate che sia finito qui, ma in realtà stiamo appena iniziando. No, in realtà ho preso anche, c'erano tipo queste stranissime bibite, ragazzi, che io, cioè, io veramente non lo so. Di queste devo dire più che altro mi ispirava il pack, perché sono troppo carine, in particolare questa. Cioè, per me che sono amante del rosa, super fissata con questo esatto, poi con questa tonalità, cioè, rendiamoci conto, chi seguiva i Pokémon? Com'è che si chiama questo Pokémon? Perché io non li seguivo, però lui mi è sempre stato simpatico. Adesso non ditemi che non è un Pokémon, penso di sì, comunque sì. E poi ho preso questo, so che è un Pokémon e so anche che si chiama Pikachu. E allora, qui c'è scritto, sto notando in questo momento, perché la scritta è tutta in giapponese, ovviamente, anche qua non si capisce niente, però c'è scritto in piccolo acqua frizzante al sapore di limone. Cioè, acqua frizzante con i gusti... Ok? E questa acqua frizzante al sapore di pesca. Ok, secondo me saprà di tutto tranne che di pesca. Avete presente quei sapori super chimici che non c'entrano niente con il sapore che dovrebbero avere? E altre due bibite super misteriose, in particolare questa, ragazzi, ho trovato questa Coca-Cola, ditemi voi. Che cosa c'è dentro? Non si sa. Qual è il sapore di questa Coca-Cola? Non si sa. Tutte le scritte sono in giapponese, c'è scritto soltanto no sugar. Per il resto non abbiamo nessuna indicazione sul sapore o sulla particolarità di questa Coca-Cola, quindi vedremo. E poi ho acquistato anche questo, che è tipo una soda al sapore di lici, ma nel tappino c'è il tipo il gusto che va, c'è tipo una capsulina con l'aroma, il sapore praticamente, e il tappo va premuto e poi questa capsulina si apre nella bibita e va shakerata un po' e poi effettivamente possiamo andarla a bere, insomma, quindi una roba del genere proveremo. Comunque direi di iniziare, ragazzi. Io voglio partire proprio da lui, dal nostro mistero più grande di questo video, perché non si sa davvero di che cosa si tratti. Sarà dolce, sarà salato, perché c'è un cartoncino con delle scritte in giapponese? Mi spiegate perché? Che cosa serve? Forse per... si mangia? No, direi che non lo assaggeremo. Ho pensato per un attimo potesse essere tipo zucchero, ma no. Forse serve per assorbire tipo l'umidità o per mantenere l'umidità nel pacchetto. Chi lo sa, non lo sapremo mai. Comunque, questo è il nostro primo snack stranissimo. Tra l'altro non ho fatto colazione oggi e ho una fame da lupi, quindi perfetto. Andiamo, allora è molto soffice, vi devo dire, e sembra effettivamente, sia dal profumo che al tatto, sembra tipo una brioche. Cioè, questo è quello che mi ricordo. Adesso vediamo di aprirlo, vediamo che cosa c'è dentro. Ah, niente, non c'è niente. Hope you're ready for nothing. Quindi, vabbè, secondo me è tipo una brioche. Mi aspettavo onestamente di più. Effettivamente sì, è tipo una brioche dolce. Mi ricorda, non uccidetemi vi prego, mi ricorda un po' il pandoro. Forse un pochino meno dolce, forse ricorda un po' più proprio la brioche, quella che si mangia con il gelato in Sicilia, tipo per farvi capire, perché la brioche noi al nord intendiamo il cornetto, quello della colazione, quindi. Però sì, morbida, soffice, niente di speciale onestamente, è buona sì, diamogli un voto. 7, va, 7, mi sento buona. Nel frattempo io direi di aprire, perché sono troppo curiosa, voglio provare questa bibita. Il mio ragazzo, quando siamo stati a Venezia, l'ha trovata in un supermercato tipo giapponese, cinese, insomma asiatico a Venezia, e l'ha presa, però era al sapore di Coca-Cola, e lui è riuscito a spingere appunto questo coso, questa capsulina. Ma io non so se ci riuscirò, vediamo. Allora, seguendo le istruzioni, devo togliere, che si fa? Ah, ok, ok, quindi va staccato questo pezzettino, ok, e poi questo pezzettino va, giusto? E poi questo pezzettino dovrebbe andare a
spostare questa capsulina e a mandarla, a spingerla all'interno della bottiglia. Vediamo. Ah! Ok ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. La pallina che è caduta, la vedete? È questa. E sono uscite tipo tutte le bollicine ed è effettivamente frizzante. Vediamo. Oddio, l'odore non è proprio dei migliori, eh? Mamma mia, vediamo. Ma perché? Perché io ho preso la cannuccia e poi bevo comunque. Allora, come definire questo sapore? Sa di lici? Sì, forse un pochino, ma sa di chimico, proprio quel sapore di chimico che non mi fa impazzire, però diciamo una cosa molto particolare, ecco, questo sicuramente un sapore che non avevo mai provato prima. Cioè, non mi piace, ma voglio continuare a berlo. Quindi che cosa significa? Non lo so. Proseguiamo. Allora, altra cosa che volevo andare a provare sono queste super long chips. Siccome penso che sia l'unica cosa che sappiamo per certo che è salata, vorrei continuare con queste. Proviamo intanto quelle originali, poi proviamo quelle al granchio. Spero di avervele fatte vedere bene, anche se la mia videocamera non le metterà a fuoco, ma io non riesco mai ad aprire i packaging, i pacchi delle cose, ok? È proprio una mia particolarità, cioè non ce la faccio. Queste sono queste chips super lunghissime. No vabbè ragazzi, no vabbè ragazzi, cioè, ok. Assaggiamo sapore naturale. Oh mio Dio! Ragazzi, vi giuro, sa il 1000 per 1000 di Pringles. Cioè, è uguale, uguale. Hanno praticamente preso un sacco di Pringles in una pressa, le hanno fatto uscire di questa forma, ma sono sempre le Pringles. Per me sono le Pringles rosse, quelle classiche, uguale. Vediamo quelle al granchio, che come packaging mi ispiravano anche di più. Appena ho visto rosa mi sono fiondata. In realtà erano disponibili anche in un sacco di gusti diversi, però nessuno mi ispirava. Quindi gli unici due commestibili per me erano questi due. Sempre stessa forma, sempre stesse identiche patatine, anche il colore praticamente. Forse queste sono un pelino più scure, quelle al granchio, ma siamo lì. Vediamo se sanno veramente di granchio. Oh mio Dio! Ragazzi, hanno un odore fortissimo di pesce, proprio, cioè. Allora, è stranissimo. Allora, sanno effettivamente di granchio, tantissimo, cioè danno proprio questo odore fortissimo. Però non mi piacciono. Forse questo odore di pesce è un po' troppo forte, non lo so, ma hanno veramente un odore troppo intenso per me. Oh mio Dio. No ragazzi, questo non fanno per me. Io veramente mi piace il granchio, ma queste, oh, queste decisamente no. Troppo forti per me. Quelle naturali decisamente meglio, decisamente più passabili. Strane, queste sono veramente strane. Mi chiedo se il sapore sia veramente granchio, oppure sono tipo come le carie di granchio che abbiamo noi, che in realtà granchio non è, non lo so, ma no, non per me. Approfittiamo ed andiamo ad assaggiare la nostra Coca-Cola super misteriosa, ragazzi, perché così mi faccio un po' passare questo sapore in bocca di granchio, di bah. Ma perché appena ci metto la cannuccia inizia? Cioè, ma che cos'è? La vedete sta cosa? Qualcuno mi spiega per quale principio questo succede? Oddio. Allora, c'è sicuramente un sapore alla frutta. Mi è venuta in mente la ciliegia, non appena l'ho assaggiato. Non c'è scritto proprio da nessuna parte, è incredibile. No, non saprei dirvi quale frutto, cioè di quale frutto si tratta. Secondo me può essere o ciliegia o amarena, che insomma più o meno la stessa cosa. Potrebbe essere anche grape, potrebbe essere uva, effettivamente. Forse sarà che
La confezione viola forse mi trae un po' in inganno, spesso l'uva appunto è raffigurata con sapori, robe, cioè viola. Oppure potrebbe essere prugna, tipo, ma vi immaginate la Coca-Cola alla prugna? Non lo so, è troppo strana, è troppo strana. Non è però come quella alla ciliegia che ho assaggiato, perché alla ciliegia già la fanno. C'è sia la Coca-Cola normale che la Coca-Cola zero alla ciliegia, e non è questa. Però non è un frutto, cioè è un frutto parecchio dolce, non è... non è un frutto acidognolo, acido, è un frutto dolce, ma è troppo difficile non saprei dirvi quale, però non è male, eh. Onestamente non mi dispiace affatto, poi il fatto che sia senza zuccheri non si direbbe perché è parecchio dolce, è buona, questa mi piace un sacco. Ragazzi, che ne dite? Andiamo a provare una di queste jelly straws, queste cannucce di gelatina, quella che abbiamo pescato, perché sono di diversi gusti, quella che abbiamo pescato è appunto, per stare in tema, uva, che appunto è viola. Io impazzisco, guardate questi mukbang con tutte queste cosine pazzesche, e quando le trovo in giro è più forte di me, devo prendere tutto. Allora, vediamo. Ok, si presenta, ecco la nostra gelatin straw, la nostra cannuccia di gelatina. Ok, assaggiamo. Ok, tipo una caramella, gelatina, non dolcissima, sa di uva, onestamente no, onestamente non direi che sa di uva, sa di frutto, buh. Nel mukbang ho visto facevano così, praticamente risucchiavano la gelatina tipo spaghetto, proviamoci. Ho rischiato di strozzarmi e te. Oh mio Dio, vi prego, portate questa Coca-Cola su tutti gli scaffali, perché come faccio io adesso senza questa Coca-Cola? Non ce la faccio più, ragazzi, devo provare questo coso con questo pesciolino rosso, dorato. Scopriremo presto di che cosa si tratta. Io spero solo che non sia salato, cioè che non abbia dei sapori strani. Ok, sembra tipo un wafer, un biscotto, anche questo a forma di pesciolino, sembrano due biscotti con tipo della crema all'interno, che sa di cioccolato. Buono, assaggiamo. Ragazzi, questo è buonissimo, è tipo un loak, però l'ho fatto in questa forma. Guardate che roba. Ragazzi, la cioccolata all'interno è tipo una barretta di cioccolato, però quello fluffy, quello con le bollicine, è buonissima. Oh mio Dio. Ce n'è tantissima. Ragazzi, io tornerò in questo negozio solo per lui, vi giuro, solo per lui e la Coca-Cola. Proviamo questi pochi, sto ridendo, ragazzi, perché io già lo so che mi faranno schifo, io lo so che non si dice, io lo so, ma io ho dei gusti super particolari, alcune cose sono disgustose, vi giuro, penso di avere l'arfid. Se non sapete cos'è, informatevi, perché vi giuro, l'ho scoperto su TikTok, ho detto solo io. Comunque, queste, queste specie di bastoncini dolci, quanto sono carini però, bisogna dirlo, i pack giapponesi secondo me sono i più carini, più cute al mondo, ci sono troppo bellini. Sto ridendo perché se sono alla banana, io ho un'avversione per le cose, i dolci, le robe alla banana. Io mi sto rendendo conto in questo momento che questo video può essere pieno di doppi sensi. Sappiate però che non è stata una cosa programmata da me, ma sta accadendo. Allora, oh... Però effettivamente, cioè vi giuro, allora c'era disegnato un cream caramel, che pensiamo sia un cream caramel, e una banana, ragazzi, li annuso, sanno di cream caramel e banana, cioè ve lo giuro, esattamente di cream caramel, tipo creme brulee e banana. Ok, assaggiamo. Questo è il nostro bastoncino, esattamente come i Mikado, solo che al posto del cioccolato c'è quest'altro, quest'altra cosa. Perché non è tanto invitante, posso dire, cioè guardatelo, cioè tutti sti foruncoli scuri, cioè non è invitante, ma tutto sommato
ti dirò, si fanno mangiare, potrei continuare e finirmi la confezione, vi dico solo questo. In realtà sono strabuoni, ragazzi. Non sanno di quella banana artificiale, cioè hanno proprio un buon sapore dolce. Wow, ok, mi sa che a quel negozio ci tornerò anche per questi. Devo bloccarmi per non finire tutta la confezione in questo momento, vi giuro, sono troppo buoni. Allora, in questo punto proverei i nostri mochi, anche se tutti li conosciamo. Non avevo mai provato però questi di questo brand, ed è del Taiwan, perché c'è scritto Taiwan Dessert. Eccoli qua. Melone Hami. Non so che tipo di melone sia. Melone Hami. Penso quello arancio. Fragole oppure arancia. Vediamo che cosa ci capita. Che carine queste mini bustine. Vabbè, sono piccolissimi questi mochi, veramente piccolissimi, però molto pratici da portare con voi. Chi non ha un mochi in borsetta per gli attacchi di fame? Allora, siccome è rosa, penso che sia la fragola. Minuscolo, guardate che piccolo. Proviamo. Denver! Lo sentite? Ciao, amore mio. Quando faccio papà tu arrivi subito, amore mio. Non è questo sicuramente il mio mochi preferito al mondo. Ne ho assaggiati di migliori. Penso che sia quello alla fragola, ma non ne sono neanche tanto certa, perché il sapore è veramente strano. Sono buoni, però di solito i mochi sono più dolci. Questo è quello che dovrebbe la nostra star. Abbiamo quest'acqua frizzante di Pikachu. Ma noi ce l'abbiamo l'acqua frizzante con gusti diversi? O sono, cioè, o sembra a me una cosa assurda, non lo so. Allora, vediamo. Questa è citrus flavor, quindi agrumi, limone. Allora, particolare, ma non è per niente male, è tipo una limonata. C'è tipo un'acqua, ecco che cosa mi ricorda, l'acqua aromatizzata, cioè l'acqua con i pezzettini di frutta all'interno, però frizzante, al limone è questo. Vi ho descritto esattamente il sapore di questa bibita, però sì, niente male tutto sommato, non è troppo dolce, troppo zuccherosa, anzi, sembra veramente un'acqua frizzante normalissima con solo un po' questo sapore di limone, che non mi dispiace. Non mi dispiace, ma volevo andare a provare, mi sa che sono gli ultimi snack che ci sono rimasti, sono, no, in realtà poi abbiamo anche questi, che non abbiamo ben capito che cosa sia, abbiamo questi biscotti con i panda, Hello Panda, Fresh Strawberry Cream e Double Choco. Questi, se non altro, non possono essere troppo strani, perché doppio cioccolato, tomma. Penso di poter andare sul sicuro se riesco ad aprirli. Sono l'unica che non riesce mai ad aprire il packaging delle robe? O cioè è un talento che ho io? Oppure è una cosa che capita a tutti, perché... Ok, lo faremo esplodere. Ragazzi, non ce l'ho fatto, è incredibile. Adesso, ok, adesso sì che posso assaggiare. Allora, sono tipo dei piccoli, piccolissimi biscottini. Mezzo vuoto in realtà questo pacchetto. Gatto Denver, tu non puoi mangiarlo il cioccolato, amore mio. Non ti fa bene, gattini, non fa bene il cioccolato, amore mio. Io, amore mio, sei bellissimo. Ok, assaggiamo. Oh mio Dio ragazzi, sono buonissimi, sono anche a forma di orsacchiotto, no, di panda, a forma di panda. Oh wow, no, vi giuro ragazzi, noi avevamo dei biscotti, non mi ricordo il nome, ma erano chiari di colore, della stessa grandezza di questi, piccolini, con all'interno avevano il cioccolato e vi giuro hanno lo stesso identico sapore di questi. Uguale, non mi ricordo come si chiamavano questi biscotti, ma mi sa che non li fanno più.
però avevano lo stesso identico sapore di questi, uguale, anche la consistenza, uguali, e mi dispiace che non li facciano più perché ne andavo matta. Assaggiamo anche questi alla strawberry cream, alla crema di fragole. Oh mio Dio, ragazzi, sono carinissimi anche questi, a forma di panna, piccolissimi, oddio. E questi assomigliano effettivamente di più a quelli che avevamo noi in Italia. Aiutatemi a ricordare il nome di questi biscottini, perché proprio, no, non me li ricordo, però il sapore era uguale. Decisamente tra i due preferisco quelli al doppio cioccolato. Questi sono un po' tipo la fragola, non è fragola, non lo so. Un po' come, ecco, hanno un po' il sapore della fragola quando il gelato si vede che è tutto artificiale. Avete presente il gelato alla fragola, però quello fatto con le bustine, quello insomma non artigianale? Questo è esattamente il sapore all'interno di questi biscotti, però in realtà non sono niente male, mi piace molto perché sono crunchy fuori, un po' super morbidi all'interno. Andiamo a sciacquare la bocca con l'altra acqua frizzante, questo ha il sapore di pesca. E io già lo so che questo non mi piacerà, già lo so perché a me la pesca piace un sacco, ma quando c'è qualcosa al sapore di pesca, ni, vero Bubu? Ni. Cin cin, ragazzi, assaggiamo. Ma gatto d'amore, ti devo dire, ragazzi, effettivamente sa di pesca, però anche qui con la pesca artificiale, che tipo è pesca ma non è, non mi dispiace, tutto sommato non è male, ma se dovessi per forza scegliere tra le due, sicuramente sceglierei questa al limone, mille volte più buona e non sa di bustina dal sapore artificiale. Peccato perché il packaging è bellissimo, ma decisamente il sapore no grazie. E poi stavo cercando, come ultimo snack volevo assaggiare appunto queste che abbiamo scoperto sono gomme da masticare alla Coca-Cola, quindi appunto essendo gomma da masticare abbiamo lasciate alla fine. Che strane, però sono effettivamente stranissime, cioè non mi sembrano gomme da masticare a vederle. Poi alla Coca-Cola però bianche, vabbè che in Giappone hanno la Coca-Cola completamente trasparente, cioè come la Sprite, completamente trasparente e sa di Coca-Cola, quindi potrebbe starci che le hanno fatte bianche. Vediamo, sembrano, a vedersi sembrano cioccolatini, poi anche posizionate così, cioè molto, non so, tutto molto perfetto. Allora, che strane. Wow, hanno tantissimo sapore. Non mi aspettavo questa reazione, ma hanno veramente, wow, sono, oh mio Dio, c'è scritto super sour, effettivamente non scherzavano, sono acidissime, asprissime. Oh mio Dio, mi stanno bruciando gli occhi. Oh mamma mia, buonissime, buonissime, ma parlare mentre le mastichi è molto molto impegnativo. Wow, strabuone. Sono super di Coca-Cola, sono praticamente frizzanti per quanto sono acide. Super super approvate queste, le adoro. Oh wow! E ragazzi, abbiamo provato ufficialmente tutti gli snack possibili, immaginabili, acquistabili da questo store. Quindi alcune cose mi sono piaciute, altre un pochino di meno. Fatemi sapere se voi le avreste assaggiate, se ci sono snack giapponesi che conoscevate già da quelli che vi ho fatto vedere. Quindi mia family, io vi mando un bacio gigante, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio di fine video, quindi venite qua ragazzi che vi abbraccio forte forte forte. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!